La cosa più importante. Un giorno nel bosco di Prato Rosso ci fu un'accesa discussione fra gli animali. Il coniglio diceva: la cosa più importante è avere orecchie e lumi. Chi ha orecchie e lumi si accorge subito di ogni piccolo rumore sospetto, tuono, pericolo e può scappare in tempo. Forse è così, pensarono gli altri. Non sono d'accordo, disse Enrico, la cosa più importante sono gli aculei. Chi ha gli aculei è sicuro e protetto. Forse è così, pensarono gli altri. Non è vero, disse la giraffa, solo chi ha il collo lungo arriva alle foglie tenere degli alberi, anche quando l'erba è secca e la terra è arida. Forse è così, pensarono gli altri. Io dico, intervenne la rana, che la cosa più importante è essere verdi per mimetizzarsi e sfuggire ai predatori. Forse è così, pensarono gli altri. Se per questo strillò l'uccello, la cosa più importante è avere le ali. Nessuno può raggiungerti se voli in alto. Forse è così, pensarono gli altri. Ma cosa dite? Per me la cosa più importante è essere grandi, grossi e soprattutto avere una lunga e bella proboscide. Forse è così, pensarono gli altri. Oh, io senza i miei piedi palmati non potrei proprio nuotare. La cosa più importante, oltre che camminare, è nuotare. Forse è così, pensarono gli altri. Assolutamente no, esclamò il castoro. La cosa più importante è avere denti grandi e forti per mangiare, difendersi e per costruire la tana. Forse è così, pensarono gli altri. Forse tutte queste cose sono importanti, disse il gufo saggio. Tutte? Dissero gli altri. No, non tutte insieme. Ognuno di noi ha qualcosa di importante e finalmente furono d'accordo. Un tulipano non combatte per impressionare nessuno, non combatte per essere diverso da una rosa, non ne ha bisogno perché è diverso e c'è spazio nel giardino per ogni fiore.